perché nel a Digione non è successo e domenica è successo questo accavallarsi. Qual è la visione? Noi con Villeneuve eravamo amici e nemici in gara. Loro sono i nemici dall'inizio alla fine. E io avevo sempre lui come io, un rispetto l'uno fra l'altro. Abbiamo fatto una cosa che non si vedrà mai più e non si vedeva mai, però con un rispetto senza fare una cosa, è sempre pericolosa la Formula 1, anche quando vai da solo c'è un pericolo, puoi perdere un pezzo, puoi avere problemi di freni, eccetera. Però io sapevo che lui non mi avrebbe mai fatto una cosa balordo e lui lo sapeva anche. E allora siamo arrivati a questo livello di dire io non mi arrendo e io non mi arrendo neanche, e abbiamo fatto questa battaglia. Lui era non senza freni, con le gomme quasi quadrate, perché Villeneuve chiedeva tanto, e io avevo dei problemi di pescaggio di benzina. Avevo della benzina, però avevo una pompa rotta che pompava prima del rettilineo dei box, il motore si fermava 2 secondi, poi ripartivo. Però questo mi dava un handicap, perché sapevo che per finire sulla griglia di partenza secondo per me sarebbe stato molto duro. Però l'ho tentato fino alla fine. Si toccano spesso le ruote, eccetera, questo è vero, ma hanno delle macchine che qualificherei, speriamo che dura così, blindatelo. Quando si sediano, speriamo che dura, sono parecchi anni che vediamo degli incidenti, Grosjean, vediamo degli incidenti spettacolari, incredibili. Verstappen, io avevo paura per Verstappen, non per la macchina, per il colpo che prende. Per la decelerazione. Sì, la decelerazione in 2 secondi. Sul piano delle macchine hanno un avvantaggio grosso. Prima i tracciati che tu si freni, sbaglia la frenata, riprende l'asfalto dall'altra parte e ritorna. Che questo per me è sbagliato, perché tu puoi fare delle cose che non avevamo mai fatto noi, però lo provano questo. E poi queste macchine in carbonio adesso sono quasi quasi indistruttibili, meglio per loro. Certo. E che effetto allora all'arrivo si permettano di fare certe cose, esatto. che sapendo che sotto il sedere hanno una macchina quasi blindata. Che effetto fa tornare a guidare una macchina del 1921 sul circuito di Montichiari? Allora, è incredibile, perché io non sapevo che c'era un circuito a Montichiari fino alla questa settimana. E mi dispiace che non c'è ancora il Gran Premio, perché invece di andare a Monza sarebbe venuto qui. Non sono andato a Monza. Ma sì, bello, perché l'Italia è sempre stato un paese di motore, di velocità, di design, di aerodinamica, e poi ho visto il tracciato a quell'epoca lì, ma c'era mica da ridere. E poi fare 2,40 di velocità con questo tipo di macchina, ci voleva veramente quello dei toro. Però 1921, queste macchine hanno già dei motori 8 cilindri in linea, bialbero, 4 valvole, per me è un spettacolo. All'epoca lì cosa facevano? Mettevano dei motori che avevano abbastanza potenza. Io ho provato anche delle Bugatti C35 compressore, che mi sono stupito della performance proprio dei motori. Sull'assetto non è che abbiamo delle gomme da biciclette confronto adesso, e poi anche i freni che... Però diciamo i freni erano dei rallentatori, si dice così, e poi bastava quell'epoca lì. Dopo c'è stata l'evoluzione di dire non basta avere un motore potente, bisogna avere anche i freni, bisogna avere la tenuta di strada, l'aerodinamica. Abbiamo sviluppato tante cose dopo che abbiamo messo insieme per essere molto più per migliorare la performance. Senti, tornando al famoso duello, mentre eravate lì, poi ne avrete parlato successivamente con Villeneuve, eccetera, vi eravate resi conto che sareste entrati nella storia del motorismo sportivo? Ma sai, quando sei sul momento, non è che ti rendi conto di niente. Dicevano che il pubblico era tutto isterico fuori, con le mani in alto, no, non è che li vedi, perché tu hai i tuoi propri impegni a quel momento lì.
diciamo che mi sono accorto che siamo entrati nella storia, perché è più di 40 anni fa quel duello, nel senso che ne parlo quasi, se sto in casa non ne parlo, se sono fuori in Italia, in Francia, specialmente in Italia, ne parlo sempre di quel duello lì. A me da una parte mi piace, perché vuol dire che siamo sempre Villeneuve e io presenti, però da una parte mi dispiace, vuol dire che la Formula 1 di adesso dà un po' poco. Ma infatti alla conferenza, perché quella cosa là è stata tanta diversa. Alla conferenza hai detto una cosa bellissima sul duello. Perché l'avete fatta? Perché potevate farlo e non è successo niente, è stato perché tutto eravamo così. Amici. Sì, l'ha detto anche prima. Non l'avrebbero mai fatto con quel. Sì, lì ci vuole la fiducia l'uno dell'altro. Altrimenti ti fai male. Tu hai fatto 164 Gran Premi, giusto? Più o meno. Quello. Ora di non chiederti perché non. Ma tu metti l'IVA quanto lì? Mi ha detto il mio direttore di non chiederti per non metterti in imbarazzo, perché nell'85 è finito il contratto Ferrari, siglato nell'84. Ufficialmente dicono che non si è mai saputo il motivo. Continueremo a non sapere. Io non lo so ancora. Scusami che te lo chiedo. No, ma non è un problema. Comunque una cosa bisogna dire su quello. Sono rimasti in ottimo rapporto con Enzo Ferrari, a me basta quello. Senti, qual è stata la macchina migliore che hai guidato in gara? Ma diciamo che io ho avuto la fortuna di fare tutto lo sviluppo del turbo con la Renault. Perfetto. E allora a me è piaciuto, perché la Renault, quando si è messo in Formula 1, è entrata in Formula 1, hanno fatto questo confronto 3 litri 1.5 turbo. Le inglesi che hanno deciso quello, perché decidono tutto loro, con Bernie eccetera, enfin Bernie e tutti i costruttori, quando hanno detto 1.500 turbo ridevano, dicevano questo non andrà mai, mai. E poi dopo meno di un anno abbiamo vinto il primo Gran Premio a Digione con Jabouille, e avevo fatto terzo con Duel. E la Renault, quando io andavo a Viry-Châtillon dove facevano i motori, mi piaceva perché c'era Boudy, c'era Bernard Dudo, come ingegnere di motore, e mi dicevano: René, tu vedrai che un giorno piangeranno tutti per avere questo tipo di motore. Il bello della frase che dicevano, lo dicevo con una fede incredibile. E allora io mi dicevo nella mia testa: andrà bene, avranno di ragione. Di sicuro. E poi è andato così. Dopo tutti hanno abbandonato il motore aspirato e sono passati tutti al motore turbo, perché con un turbo hai una coppia incredibile. Il bello del turbo a quel periodo lì, che quando metti la quinta c'è sempre una spinta incredibile. Un'aspirata si blocca a un certo poi per prendere le ultime 400 giri, e l'aspirata ti dà quello che può dare. Il turbo continua a salire, quello mi piaceva veramente tanto. Molto delicato da guidare, specialmente a Monte Carlo. Meno rumore, poi dopo però cioè, siamo arrivati nell'86, io ero alla Ligier col motore Renault 6 cilindri e in qualifica siamo arrivati a 1500 cavalli per 1500 di cilindrata, un motore eccezionale che aveva dei rendimenti incredibili. Il bello, io ho sempre detto, il mio avviso, la Formula 1 deve sempre avere un ritorno sulla macchina di serie. Purtroppo adesso è impossibile, perché i costi, non è che tu metti adesso i baffi dell'alettone davanti e tutte queste cose che mettono intorno, è impossibile. E Renault, quando ha fatto quello, dopo sono nate tante macchine con motore turbo. Praticamente tutta la gamma Renault aveva i modelli turbo. Però tutti i costruttori, adesso non fanno un concetto di una macchina senza un turbo. Certo. E quello sono loro che hanno portato veramente questa tecnologia adesso. Adesso purtroppo cosa prende? La batteria si va adesso. La macchina a batteria adesso. Dopo sei seduto su un campo magnetico, e poi dopo bisogna avere, come dice un comico francese, bisogna avere la prolunga lunga per finire in Sicilia. Ma infatti se corressi adesso ti divertiresti ancora? Penso di sì, perché è sempre eccitante di avere una macchina costruita al 100% per andare forte. Ogni pezzo in Formula 1 non è comprato, è fabbricato per andare forte.
E quello, io ho avuto la passione della tecnologia, ho fatto ingegneria motore anche, e poi ho fatto tornio, fresature, tifiche, tutte quelle. E a me piaceva sia la parte lì, che ero sempre in fabbrica, la Renault come la Ferrari, sia la parte della guida. E quando tu vedi come è fatto un telaio, come è fatto una sospensione, come è fatto un motore, il motore anche lì l'ha inventato la Renault, le valve pneumatiche. Cioè, tu sei con una valvola a molle, cioè noi alla Renault quando eravamo a 11,5, 11,8, dopo si vai a 12 pieghi la valvola. E con quel sistema lì puoi prendere altri 2000 giri in più. E quello ti dà un vantaggio incredibile. Tua mamma cosa ti diceva quando hai... Mia mamma? Mia mamma andava in chiesa a pregare. Mia mamma non mi ha mai proibito. Mio padre ha fatto attraverso il suo figlio quello che gli avrebbe piaciuto da fare. Mia madre è terribile per una mamma. Noi siamo dei pessimi mariti. E per la nostra mamma siamo proprio pessimi figli. Dei figli dei generi. Hai figli? Sì, una figlia da 33 anni. E se lei decidesse di mettersi a correre con la formula elettrica, per esempio? Ma guarda, mia figlia guida veramente molto bene, l'ho portata su diversi circuiti. Senza, io non ho mai fatto niente. Mi piace guidare veramente. Questo è io non posso proibire una cosa che non mi hanno proibita me stesso. Quando hai la passione al livello che l'abbiamo, ogni persona puoi proibire di fare, tu la fai. Proibire una cosa è aumentare la passione. è una cosa che quando guida questo tipo di macchine, tu sei seduto a 10 centimetri, senti tutto, proprio cioè, un sasso così lo senti. E poi tu giochi sempre con, quando freni, carico il davanti per avere più direzione, così inserisci. A Monte Carlo bisogna farla così, tu freni, poi Monte Carlo è tutto un altro discorso, devi essere tu molto aggressivo con la macchina. A Spa è il contrario, tu giochi con tutta la parte meccanica e la parte aerodinamica, perché è molto veloce come circuito. Vuol dire che ogni circuito ha il suo interesse, difetto, qualità, eccetera. E quello è il bello anche di fare un campionato in tutto il mondo e di avere ogni weekend delle cose diverse. Però se dovessi scegliere, quale sarebbe il circuito che ricordi con più a me mi diverto passione? Spa. Allora, Spa tutti dicono il Redillon è fantastico, è difficile. No, non è vero. Quando correvo io, in qualifica era in pieno, molto, molto difficile. Io ero sul bordo. Adesso escono a 50 centimetri all'interno. Vuol dire che è proprio facile. Spa il bello è quando sei nella discesa che fai il doppio sinistro, perché lì la testa lì è... A buon. Allora io vi racconto un aneddoto che purtroppo non c'è più, è di Gilles. E questo... Ah, grazie. E questo è pazzesco. Perché di Gilles? Io lo chiamavo l'acrobato, non pilota, l'acrobato. L'acrobato cos'è? Uno che è su un carro di acciaio, che ha il pendolo, quando va un po' troppo lì fa il compenso. Lui non aveva il pendolo, quando andava troppo lì faceva il compenso. Compensava. Sempre... veramente al limite. E un giorno eravamo a Watkins Glen in America a correre, circuito molto veloce, è molto anche interessante come tracciato. E da lì noi ci siamo conosciuti molto semplici. Io sono andato a mangiare la pasta alla Ferrari, poi il giorno dopo mangiavamo il cibo francese alla Renault. Eravamo sempre lì, uno di qui, uno di là, vieni qui, vieni là. E poi a Watkins Glen, vabbè, non c'era il motorometro, però mangiavamo anche insieme quel giorno lì. Il sabato, prima delle prove ufficiali, le pomeriggio dall'1 alle 2, noi avevamo dalle 10 alle 11 e mezza le prove private e dall'1 alle 2 le prove ufficiali. Anche il venerdì era così. Allora io ho fatto a Gilles, ma senti, la curva prima dei box, faceva 200 all'ora, riesce a farla in pieno? E lui mi dice, no, non riesco.
Io sì. Sono giù, sale leggermente e rimetto in pieno. E mi fa, e tu? E io faccio la stessa cosa, perché aveva un po' di sottosterra, spingeva le ruote davanti. E mi fa, comunque oggi pomeriggio nelle prove ufficiali ci provo. Vabbè, allora voi non sapete cosa vuol dire ci prove da Villeneuve. Io lo sapevo. Allora partiamo e facciamo le nostre prove ufficiali. E arrivo alle 2-3 minuti nella curva e vedo la Ferrari senza ruote a sinistra nel guadagno. Però lo vedi che stava camminando, saltando il muretto per andare ai box. Quindi stava bene. Vabbè, non si è fatto niente, perché la macchina era in pietosa condizione. Da lì finisco il mio giro, c'è la bandiera, vado al box della Renault, scendo, non parlo con nessuno, vado subito a vedere Gilles e gli dico, allora non si fa in piedi. Fantastico. E quello è Villeneuve. Lui mi diceva una frase... René, finché abbiamo i freni e il volante, possiamo sempre fare qualcosa. Purtroppo si è ammazzato in un modo più cretino che non esiste, ma è sempre così. È vero, però aveva ragione, anche Senna gli ha mancato il volante. Sì. I freni se li aveva, il volante no. A me è capitato due volte. Di rompersi lo sterzo. Ho rotto il tubo del volante, anche io a Silverstone, e ho rotto i freni a 300 all'ora. Mamma mia. Qui sei, non sei più nessuno. Sei in balia della macchina. Non hai più niente. Anche a Zandvoort, quando ho rotto la sospensione con la Renault, che mi cadono tutte le gomme sopra, ci sono le foto. Cioè, la gente diceva, avevano messo delle gomme proprio così con un camion lì e sono capitato mezzo le gomme. Meno male perché ha fatto ammortizzatore, la macchina si è rotta in due. Mamma mia. Avevo il volante qui e il tubo del cambio qui. Mamma mia. Rotto. Però non, niente rotto. Quando si è fermato, io non respiravo quasi più perché il volante è qui, ha fatto subito con i piedi così, ho detto puttana, funziona tutto. Vabbè. E qui la gente mi dice, ma cazzo sei stato bravo, ma cosa sono stato bravo io? Cioè, io culo. Quando rompo una sospensione che parte, la gomma, il disco con la pinza e con tutto il triangolo, cioè io non ho più niente. Devi sperare, basta. Io ho avuto, scusate, culo così. Culo. E anche le due altre volte. Ma la Zandvoort nuova ti piace? Quelle allora paraboliche? Ho girato un po' di anni fa su quel circuito lì. E sì, una parte è sempre quello che ho girato io. L'altra parte era diventato un circuito abbastanza piccolo come distanza e l'hanno allungata all'interno, eccetera. Piuttosto che mi è piaciuto la gara che ha fatto Verstappen lì. E lì ho visto a Zandvoort che la macchina, la sua, a Zandvoort, perché Zandvoort è una cosa, Monza è un'altra, Monte Carlo è un'altra, Spa è un'altra. Lui aveva una macchina di un bilanciato, ma alla perfezione. All'inizio Verstappen non mi piacevano più di tanto, perché era un po' aggressivo, diciamo. Poi un anno tu non fa... lo eri in effetti. Com'è? Tu non lo eri aggressivo. No, ma siamo un po' tutti aggressivi. No, ma l'anno scorso, l'anno scorso, mi ho sentito un'intervista che ha dichiarato, ma poi ha dichiarato una bugia con quello che ha fatto domenica. Ha dichiarato, quando posso vincere vinco, quando non posso cerco di prendere dei posti al mondiale. E quello è anche giusto, perché non è che puoi vincere. E adesso il livello della tecnologia sia della Mercedes che della Red Bull sono abbastanza equilibrati, poi dopo dipende dal tracciato di tante cose, dei componenti che vuoi avere, però l'interesse per me della Formula 1 non avere due piloti che fanno la guerra fra di loro, di avere altri piloti. Cioè io quando partivo in quarta fila non è che mi spaventavo, oh, non posso vincere, se non parte nei due primi file adesso ti dimentico. È già perso. Senti di Leclerc cosa ne pensi? Per me è bravissimo, solo che bisogna dargli una macchina che va, cioè quando uno prende un secondo e mezzo al giro c'è da piangere. Il problema di Leclerc è che io spero che gli danno una macchina competitiva, altrimenti quando sei in una squadra forte sul piano finanziario, tecnologia, eccetera, e che non vince, ti crea una demotivazione, certo. Si dice così?
Demoralizzi, dici cazzo ho tutto ma non faccio dei risultati. Come Alesi, negli anni come Alesi. Sì, ma anche io nel 83 potevo vincere il mondiale, 84 la macchina è 85, non parliamo. Niente. Cioè, io parto, non è che ho tanti principi, ma parto dei principi che nella vita se hai poco, puoi fare solo poco, se hai tanti e che hai dei risultati mediocri, c'è qualcosa che non funziona. La cosa bella che forse non si risente dall'esterno, un team di Formula 1 è fatto, cioè ci vuole tanti soldi, ma non solo i soldi che contano, ci vuole tante macchine ustensili molto sofisticate, non contano solo quelle, è fatto di persone, sono le persone che disegnano le sospensioni, la scocca, il motore, eccetera. E se tu hai della gente competente, fai dei buoni risultati. Se hai della gente media, beh, fai dei risultati medi. È tutto lì. Meno male ci sono anche le persone che contano. Solo che adesso la Formula 1 siamo arrivati a un livello di tecnologia tanta alta che io chiamo le gare di adesso, sono gare di ingegneria e di strategia di gara.